Stai sentendo o hai sentito fino a stamattina o ieri sera o settimana scorsa una ragazza? Poi che è successo? È scomparsa come un rutto nel vento. Sembrava andasse tutto benissimo e invece evidentemente c'era qualcosa che non andava. Ora, fermo restando che sei per certo che è viva, che non l'hanno arrestata, che spiegazione ti sei dato? A me nella mia vita è successo 3-4 volte, io non capivo, per anni non ho capito, non capivo. Poi continuando a fare esperienza, a fare un po' di autoanalisi, analizzando quindi ogni situazione, ho capito cosa c'era che non andava. Risposta: situazioni complesse nella sua vita, appunto, che la complessavano. E talvolta responsabilità tua, mia, nostra. Talvolta in minima parte, talvolta molto di più. Vediamo i due motivi principali che l'hanno fatta scomparire. Quando è responsabilità sua, di lei, tu non c'entri niente, la ragazza non ha la testa per impegnarsi. Quindi lei non ha la testa per cose serie. Magari è appena uscita da una relazione. Magari è ancora in testa l'ex. Due, sta attuando cambiamenti nella sua vita. Tu non c'entri niente. È sua. Magari medita un trasloco in un'altra città. Questo è stato uno dei motivi che ha fatto scomparire una ragazza che sentivo anni fa. Magari medita di cambiare lavoro. Magari ha problematiche di salute. O i suoi familiari non stanno bene. Insomma, non ha la testa. Ma in questo caso non ha la testa per gli uomini in generale. Perché ha altre cose impellenti a cui pensare. Ce ne sarebbero altri, ma non voglio confonderti le idee. In genere i motivi sono questi. Poi entrano in gioco altri motivi. Ma sono tua responsabilità e che le hanno fatta dire: lascia stare. Uno, sei troppo stronzo. Sì, prendi troppo alla lettera questo atteggiamento scontroso, che a volte pubblicizzo anche io stesso. Però questo fare lo stronzo per molti di voi è solo fine a se stesso e non va bene. Distruttivo e non costruttivo. La ragazza te lo fa capire una volta, due, e poi scompare. Due, situazioni analoghe con il suo ex. Questo è uno dei motivi più diffusi. Magari sei eccessivamente permaloso e tieni il muso per cavolate. Magari appunto punto uno. Magari le fai pesare tutto. Magari sei molto geloso. Insomma, sono tutte caratteristiche che aveva anche il suo ex, per il quale lei ha sofferto tanto. 2 più 2 e lei scompare. 3. Non si fida di te. Le hai dato modo di non fidarsi. Magari con un atteggiamento ambiguo. Magari lo stile di vita che fai. Magari per ciò che pubblichi. 4. Non ci sai fare. C'è anche questo. Mettici che hai investito tanto. Mettici che ti sei sdraiato. Mettici che le hai telegrafato tanto interesse. Molto più di lei. Insomma, non è un metodo. Per questo esistono i corsi dal vivo. Però inspiegabilmente, grazie ai miracoli divini e al karma di Playlover, all'allineamento dei pianeti, all'eclissi solare e lunare, nonostante questo lei ritorna. Principalmente perché non ha altre occasioni in quel momento la sua vita. Che fare? Ok, allora facciamo finta che la ragazza è scomparsa per cose sue, per problematiche sue. Quindi lei ricompare con il classico evergreen: ciao, come va? Non riprendertela subito, non esporti più di tanto, non farle capire che non aspettavi altro. Tieni sempre a mente un concetto: lei si è comportata male con te. È sparita. Lei è sparita e ti ha lasciato come un pezzo di sterco. Va bene, magari lei farà la vittima e proverà a spiegarti. Proverà a ribaltare la situazione, ma devi essere più furbo. Più furbo, altrimenti è un problema. Step 1. La saluti anche tu e vedi che succede. Step 2. Fai progredire lievemente la conversazione. Step 3. Devi farti una domanda. Che cosa vuoi da lei? Vuoi risentirla? Non ti frega se c'è o non c'è nella tua vita? Io in genere per le due cose opto la stessa strategia. Quale? Fare finta di niente, non investire più di tanto. A tratti ti limiti a rispondere e basta anche tu, e vedi cosa fa. Investe? Le dice a quel punto che a sto giro deve comportarsi diversamente e che non si era comportata bene con te. Non investe più e riscompare? Due opzioni. Le scrivi un messaggio strong del tipo: nonostante tu ti sia comportata molto male con me l'ultima volta, scomparendo nel nulla, ho voluto comunque risponderti e darti una possibilità per rimediare, perché di base mi sembrava interessante. Ma se avessi saputo che avresti reiterato questo comportamento, ossia prendi e sparisci a caso, uguale, totalmente inaffidabile, virgola, avrei fatto a meno di rispondere, virgola, ma va bene così. Oppure non ti fai più vivo. Ascolta Playlover.